Questa qui è la pagina per scaricare Yu-Gi-Oh! E sembra che dobbiamo ricorrere a Steam. Ora, visto che lo sto ancora installando, mi limito a tenerlo così. Game start. Sì, per il momento lo tengo così, vediamo che cosa succede. If you have no in progress Yu-Gi-Oh! Master Duel game data on any other platform, please proceed and start a new game. Ok. Italy. Accetto tutto. Bla bla bla. Ancora con queste cose della privacy. Conferma. Sì, ne ho letto. Have you ever played the official Yu-Gi-Oh! Ma diciamo di sì. Sì, ovvio che l'ho sentita. Spero che non sia lontanamente come Duel Links, perché io voglio il gioco tradizionale. Vabbè, mi sembra troppo bello per essere vero. Practice, practice, goal. Practice, play. Oh. Ma è bellissimo. Regala le gemme. Ok. Ho pescato una gatta mostro, ma non mi dire. Vabbè. Qui proprio mi tratta come se fossi nessuno, anche secondo me, ma infatti voglio assolutamente fare questo da domani. Ho questa nuova vocazione. Ora vediamo di capire come si attacca. Boom. Sì, ok. The damage you inflict to your opponents. Bla bla bla. Sì. Qui niente, per fare la breve si fa subito la differenza tra i punti. Ovviamente adesso me ne ha piazzato uno apposta. Vabbè. Qui mi dà la carta magia.
e ovviamente la usiamo. Quindi confermi già che da PC è meglio. Ecco, e qui abbiamo già praticamente vinto il tutorial. E comunque il gioco devo dire che è molto molto intuitivo. Beh, sicuramente come giocare qualsiasi cosa con il pad credo che sia scomodo, no? Quindi niente, abbiamo vinto il nostro primo duello e vinciamo 500 gemme che non so ancora a che cosa serviranno. Continuiamo. La grafica mi sembra molto bella, sinceramente. Ok. Vabbè. Qui adesso vuole spiegarmi come setappare le carte trappola, ma credo che un po' tutti sanno che vanno coperte, non si possono attivare direttamente come le carte magia. Sì, sicuramente le farò, mi sembra abbastanza entusiasmante questo gioco. Dobbiamo terminare il turno perché ovviamente chi inizia per prima non può assolutamente attaccare. Ok, ovviamente il tutorial, guarda caso, vuole che noi attiviamo la carta trappola. Sì, vorrei attivarla, solo che... Ok, la attiviamo. Ovviamente aumenta a tradimento i life point del mio mostro. Ah, lui, il grandissimo Blade Knight. Questa era una carta di Yu-Gi-Oh! Ho attivato un effetto della carta che, insomma, rimuovendola dal gioco aumenta i punti del mio mostro. Ora posso evocarne un altro e praticamente concludere ormai la sfida. Era una figata, sì. Completato, e ovviamente già che ci siamo, concludiamo per bene. Adesso ci sta facendo fare un duello vero e proprio. Ci sono 5 carte. E poi lì in caso ti aiuto io. Io sicuramente sarò molto molto tentato dal ricreare il mio deck dei 6 samurai.
Ora devo capire se è ancora un duello guidato oppure no, perché qui mi illumina la carta terreno e quindi l'attivo. All monsters you control gain 200 attack during your turn only. All monsters you control gain 300 death during your... Ok, carino. Una cosa che mi sta dispiacendo... Ah, questo duello è libero. Una cosa che mi sta dispiacendo e che avrei voluto è che, diciamo, il terreno andasse a terraformare una volta attivata una carta terreno. Questa è una cosa che mi sta dispiacendo, e perché ci tenevo molto, diciamo, ai vari ologrammi, a tutte queste cose qua. Quindi avrei voluto questo, sinceramente. Io, se si può fare dopo, è una figata. Spero che sia così, anche perché è un gioco del 2022, voglio dire, mi sembrerebbe strano se così non fosse. Ok, dobbiamo terminare il turno. Servirà a sbloccarlo con le gemme. Allora, aspetta un attimo, perché insomma devo impicciolire leggermente Yu-Gi-Oh, perché sennò non si vedono bene i commenti. Ok, ci siamo. Sì, noi attiviamo subito dice targhetta one face up spell or one set trap on the field and destroy that target. L'attivo, perché voglio ricordarmi una cosa, perché se non erro non annulla l'attivazione. In effetti, ok. Perché ho fatto questo? Volevo ricordarmi una cosa molto importante di Yu-Gi-Oh! Nel senso che se io distruggo una carta senza negare l'attivazione, è inutile distruggerla, essenzialmente. Ah, qui abbiamo cose speciali da evocare, però non... Ma sì, dai, facciamolo. Avrei voluto attaccare direttamente. Però se sono un tutorial, più o meno, voglio fare cose nuove. Ah, non credo che sia stato un grande acquisto, ma... che me ne faccio di questo? Allora, andiamo alla battaglia e attacchiamo questa minoranza. E beh, giustamente la piattaforma deve avere un guadagno da qualche parte. Niente, dobbiamo terminare. Ovviamente noi
effetto. A quanto pare risuscita uno dei miei mostri. Esco. Passiamo a questa trappola. Cerco proprio di attaccare. E poi attacchiamo. Dovrei solo terminare il tutorial. Comunque il gioco è fatto veramente veramente molto molto bene, perché si attiva tutto in automatico, non hai bisogno di pensarci tu, tutto automatizzato. Adesso attivo questa carta trappola che mi consente di sacrificare un mostro per distruggere una carta del mio avversario. Io ovviamente scelgo il suo mostro. Tanto il mio mostro doveva essere distrutto a prescindere, e avrei dovuto perdere anche dei punti. Ok, non so perché l'ho evocata in attacco, visto che c'ho zero, ma forse diciamo a dispetto, visto che adesso vinco. Ok, molto 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 carino. Devo dire che è molto simile a Yu-Gi-Oh! Duel Links. E con questo abbiamo già fatto il livello 2. Dice, ci sono così tante carte da scoprire. Prendi il tuo nuovo deck e avventurati ai duelli. Sì, sì, infatti è molto molto simile al vero spirito di Yu-Gi-Oh! E qui si vede già il fatto che uno deve scegliere un pochettino il deck, le carte. Io ovviamente ora a sentimento, secondo te tra questi quali andrò a scegliere mai? Ovviamente. Ma credo che chiunque che ami il gioco, che ami Yu-Gi-Oh! Veramente, debba prendere i draghi, perché è da qui che è iniziato tutto. Ora, mi dispiace che qui non c'è il design originale di Yu-Gi-Oh! Sul drago bianco occhi blu, che è una cosa a cui io tengo
in maniera particolare. Anzi, mettiamo tutto in pausa, aspettami qua, che questa sera proprio si rievocano i ricordi. Allora, questo è un album apparentemente di Dragon Ball, ma dentro c'ho le carte di Yu-Gi-Oh! E quelle rare, diciamo, che mi sono rimaste. E spero di avere il drago bianco a portata di mano, anche se non lo so. Sì, era un po' basso il microfono. Allora. Mamma mia. Cioè. No, vabbè, non la caccio, però. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Questo è il vero drago bianco occhi blu. Ma non senti ancora la mia voce? Penso di sì. Penso che adesso la senti. Profuma ancora di carte di Yu-Gi-Oh! Troppo bella, troppo bella. E pensare che una volta ne avevo tante di queste carte qua. Purtroppo le ho perse. Poi ho il drago dei draghi anche. Cioè il drago lucente occhi blu. E quindi ero un fan pazzo di Seto Kaiba. Ah, aspetta. Perché poi, diciamo, questo, cioè, passa sempre alla storia, la fusione dei tre draghi bianchi occhi blu. E sì, dai, basta con i ricordi, perché ora voglio assolutamente selezionare il deck e vedere che cosa succede. Please enter a player name between 3 and Quindi qui è facilissimo scegliere il nome. Nasty Leos. Ok. Ah, adesso mi devo scaricare 5 giga di roba. Io mazzi base ne ho comprati veramente, veramente tanti. Poi ne ho anche creati diversi.
soprattutto quello dei 6 samurai è stato quello a cui mi sono affezionato di più in assoluto. Devo dire che sta scaricando abbastanza velocemente. Perché dovevo scaricare 5 giga e stiamo già al 10%. Comunque spero che ci sia il mago nero, e chi se lo dimentica? Spero che ci sia un modo comunque per passare velocemente da lingua in italiano a lingua in inglese e viceversa, perché ovviamente ci sarebbero alcune parti che mi piacerebbe farle in italiano, con le scritte in italiano, altre parti che mi piacerebbe in inglese, perché il problema è sempre quello che se uno non la carta non la dice in inglese il pubblico non capisce di cosa stai parlando e quindi uno deve imparare sia una cosa che l'altra e non diciamo focalizzarsi sulla propria lingua, purtroppo, perché se io voglio andare in un forum o a vedermi un video o a fare qualsiasi cosa, uno legge in inglese purtroppo. Comunque la grafica mi piace un sacco. Ora devo capire come strutturare bene la cosa, strutturare bene la scena. Ovviamente ci metterò come sfondo un drago bianco occhi blu enorme. Adesso devo capire per bene come funzionerà il gioco. Se il gioco sarà un gioco stile farm, come Yu-Gi-Oh! Duel Link, probabilmente, dove uno si deve per forza comprare le bustine per avere carte nuove oppure vincere, farmarle, insomma, in qualche modo, credo che sia così. E credo che non sia, diciamo, un gioco dove uno si può fare direttamente il deck che vuole, no. Deve soffrire e crearselo. Il che da un lato mi piace. Mi piace perché, come dire, ti dà quel qualcosa in più. Che il tutto non sia scontato, non sia banale. Devo comunque correre a dirlo a tutti i miei amici vecchi fan di Yu-Gi-Oh! Di questa uscita, perché forse molti non lo sanno. Sì, sicuramente il gioco sarà fatto proprio alla perfezione. Ora devo solo capire se c'è la possibilità di crearsi dei deck a piacere o se uno si deve per forza comprare le varie bustine e quindi deve soffrire per farsi il deck. Io spero che esista sia una modalità in cui uno si può fare il deck che vuole, sia una modalità in cui è una questione di farm, per esempio, perché a prescindere se uno potesse farsi il deck che vuole, tutti iniziano a scopiazzarsi i vari deck e non si capisce più niente.
quindi tu dici che c'è da comprare. E allora sicuramente non sarà possibile farsi il deck completo, diciamo a piacere. Comunque, conoscendomi, sono quasi sicura al 100% che mi vedrai nerdare su Yu-Gi-Oh! Ma proprio pesante. Io non so da quanti anni stavo aspettando qualcosa di questo tipo. Anzi, addirittura ultimamente avevo voglia di rivedermi l'anime su Netflix, e io una cosa che non ho mai fatto e me ne vergogno, oppure non ho un ricordo di questo, non ricordo assolutamente come finisce l'anime della prima serie di Yu-Gi-Oh!, quella dedicata al faraone Seto Kaiba, diciamo quella generazione di Yu-Gi-Oh! Non ricordo assolutamente come finisce. E quindi devo per forza fare un rewatch. Sì, ne parlavamo, ma cioè, allora, io oggi mi sono connesso random per una live, ho detto ma ci riprovo. E oh, mi avete dato sta notizia bomba che è uscito Yu-Gi-Oh! Oggi. Non credevo di avere una notizia migliore. Beh, sì, vanno riviste. Io sono affezionato tantissimo alle puntate del faraone, quella mitologia mi piacevano un sacco. Non so, poi è uscita anche la parte di Yu-Gi-Oh! GX, l'anime successivo, e poi credo di non essere andato oltre. Non sono andato più oltre di così. Era molto bello anche Yu-Gi-Oh! GX. Ricordo che quando ero ragazzo, praticamente la seconda generazione di appassionati a Yu-Gi-Oh! Erano tutti pazzi per quel cavolo di eroi elementali. E proprio tutti con il deck Neos, mi pare si chiamasse. Andava proprio di moda, tutti i bambini pazzi, anche perché rappresentavano degli eroi queste carte, e quindi andavano molto a ruba. Invece la mia vera generazione, pazzi per maghi neri, draghi bianchi, queste cose qui classiche proprio. Ero già troppo grande, ma no, e diciamo che per Yu-Gi-Oh! Non c'è limite di età. Il bello è quello, è un gioco proprio tranquillo, uno si mette, legge le carte, fa strategie, è un gioco da tavolo praticamente, e quindi dai, molto molto tranquillo. E drago armato livello 10, wow. E quindi è alla mano di tutti proprio. Credo che spammerò tante puntate di Yu-Gi-Oh! A prescindere dal successo che avrà, perché è il mio gioco preferito in assoluto da tavolo. Anzi, spero di coinvolgere i diversi amici per giocarci.
Purtroppo non potevo staccare perché ormai sono troppo curioso. Immagino perché diciamo la strategia dello streamer è che quando esce il gioco nuovo uno lo deve portare subito in streaming, no? Per avere visibilità, perché giustamente la gente è curiosa. Anzi, io sono stato anche un po' stupido perché non ho cambiato il titolo di questa live. Queste cose, diciamo, devo imparare anche te a fartele fare. Yu-Gi-Oh! E poi il gioco, come abbiamo detto che si chiama, vediamo. Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ok, c'è già la sezione streaming. Fine. Ok, credo di averlo aggiornato. Dai, che sono curioso, mannaggia, proprio alla fine ti metti a caricare lentamente. Oh, possiamo fare start a quanto pare finalmente. Che figata, dai. Vabbè, e qui dice, sì, duelli. Fare battaglie con i duellanti di tutto il mondo. Cambia il deck come ti piace, allenati e sciocco le carte, ovviamente. Ovviamente ti invita subito a comprare le gemmine, non c'è neanche modo di skippare questa parte, quindi andiamo su compra gemmine e qui già chi si può portare avanti si porta avanti. Noi vedremo, diciamo, come muoverci. E qui c'è da fare un sondaggio, ma sinceramente non vorrei farlo adesso. E invece mi obbliga a farlo. Che palle. Dato che mi obbligate, non vi do risposte sincere, ma vorrei solo sbrigarmi. Purtroppo, quando ti obbligano a fare una cosa che non vuoi fare, mi ha dato 50 gemme e mi avevi scritto torna indietro, potevi
potevo ancora tornare indietro? Non l'ho letto in tempo. E ok. A quanto pare, quindi mo qui abbiamo 1000 gemme. Non so che cosa. Vorrei fare almeno un altro duello, un qualcosa di. Per evocare qualche drago, insomma. La deck duel, andiamo su duel. Ok. Standard. Ah, mi sta cercando un avversario. Ah, scelgo di iniziare secondo. Ok, non mi ha dato il deck drago. Forse avrei dovuto modificarlo. Sì, volevo provare subito a fare un duello serio. Ah, infatti, dicevo io che avevo iniziato per secondo. Infatti non stavo capendo cosa fare. E il problema è che il tipo non sembra muoversi. Questo non deck c'ha 4 carte magia. Ma o trappola, chissà. E noi attiviamo la nostra carta terreno e ne approfittiamo per fare un attacco. Ammesso che ce lo lasci fare. Quindi attacchiamo. Ok, e a quanto pare il primo turno è andato pulito. Adesso iniziano le trappole. Il bello è che si può anche selezionare la carta nemica, giustamente iniziare a studiarsela. Quindi adesso si sta aggiungendo un mostro alla sua mano. Se ho capito bene. Add one level 4 or lower cybers monster from your deck to your hand. E quindi sì, se si dà una mossa magari. Aveva ragione Camilla, diciamo, nel raid che mi ha fatto, e che la pecca di questo gioco è che le persone sono troppo lente e mi sa non c'è un modo per velocizzare ancora. Addirittura sul tipo esce il segnale del wifi, tipo che non c'è, non lo so. Quindi sicuramente questo è un punto a sfavore, perché
dovrebbero necessariamente velocizzare questa cosa. Cioè dare un tempo, dire oi bello sveglia che il tempo sta passando. Dare tipo 2 minuti credo sia il tempo giusto per fare un turno, non di più. Perché qua sto signor Maxi ce l'ha un po' maxate questa sera. Ok. Attacchiamo. Non voglio evocare cose strane, voglio andare direttamente all'attacco. Ok, zio, non so perché mi hai messo un mostro così insignificante in attacco, ma forse avrà le sue strategie? Non lo so, sinceramente. Aha, attiva di nuovo la stessa carta trappola di prima. Che, ricordiamo, consente di aggiungere un mostro, un mostriciattolo alla sua mano. Speriamo che non metta una vita per scegliere nuovamente. Oh signore Gesù mio Dio. Maxi. Tutto sto casino per prendersi il danno, vabbè. E ma non so se si tratta di prendere confidenza, perché comunque ci mette veramente tanto per decidere cosa fare. Oltretutto, credo che per come si sia strutturato il deck, almeno fino adesso, iniziando una mano con 4 carte coperte, magia, sbarra trappola, vuol dire che sicuramente non ha bilanciato bene il suo deck. Ora, credo che lui abbia scelto queste carte, perché io mi ritrovo con le carte di default del primo mazzo. Anzi, fosse stato per me, avrei scelto il deck dei draghi bianchi. Non capisco perché non me l'abbia dato di default. Forse devo spostare tutte le carte nel deck. Forse questo si chiama main deck, non lo so come funziona, lo scoprirò. I turni del tipo sono veramente troppo lunghi. Sì, sicuramente devo impostarlo, sono stato io che non l'ho fatto. Ok, adesso dovrebbe distruggermi una carta magia, se ricordo bene. Allora, send one other spell trap card you control on the graveyard and target one card on the field, destroy it. Quindi sì, sta sacrificando una carta per distruggermi una mia carta. Vediamo cosa sceglie e se soprattutto si dà una mossa. Mm.
ora mi sta attaccando e ha deciso di fare questo suicidio. Finalmente tocca a me. Ora sta chiedendo al nemico se deve attivare delle carte. Ora vediamo che cosa fa. No, questa non mi serve. Se prendiamo questa. Poi questo qui c'ha 1600 di attacco, quindi credo proprio che un attacco glielo faccio. O come direbbe Yu-Gi-Oh! Se mi lascia. Oh signore, benedetto, sta resuscitando un mostro. Continua a fare cose il tipo. Questa carta sì, me la ricordo. Call of the Hunted. Caspita, adesso non mi sto ricordando come si chiama in italiano. Richiamo del posseduto, forse, qualcosa di questo tipo. Non ricordo proprio. Maxi, ti deve dare una mossa. Ok, tutto sto casino. La parte del duello è devastante, veramente molto noiosa, ma non per il gioco, attenzione. E per il tempo esagerato che si prendono le persone a fare le cose. Perché veramente questo. E non posso dire cose cattive qui in live, però sembra che stia facendo veramente ben altro. Allora, vediamo se mi attaccherà. Mi sta attaccando. Quindi ora probabilmente mi chiederà se devo attivare la carta. Io ovviamente l'attivo. Target one face up monster you control. It gains 400 attack. Quindi io attivo la mia trappolina, il mio mostro guadagna 400 di attacco e GG per me, quindi finirà malissimo per lui. Perché mi attacca e se la pia under Q. Quindi finisce così. Finisce così, non perdo nemmeno tempo a. Sì, il timer scorre, ma è esagerato. Cioè, stiamo parlando di. Quanti erano 500 secondi? Più di 5 minuti. Oh, alleluia. Se
sembra che ci abbia dato un po' qualcosina. E che giocando uno continua ad avere qualcosina. Non so quando finirà questa cosa, a quanto pare non c'è una fine. Ora chissà che cosa vuol dire questa cosa gold. Questa cosa gold forse vuol dire il pass. E nel senso che se uno shoppa poi può continuare a farmarsi le cose, presumo. Credo che sia così. Credo che sia il pass, diciamo, a pagamento. Abbiamo fatto un rank up adesso. Che comunque... Allora, sta cosa proprio no. 8 gemme mi sembrano veramente poche per il duello che ho vinto. Questa roba che cos'è? Un ticket che ci permette di comprare un pacchetto Legacy. Le gemme dobbiamo vedere effettivamente come si usano. Poi mi dà la possibilità di salvare il duello. Ah, quindi si può prendere il pass sempre con le gemme. E noi ci salviamo il duello, sebbene io abbia comunque tutta la registrazione e che probabilmente la condividerò su YouTube. E niente. Quindi probabilmente c'è il modo di rivedere il tutto. Win streak in current rank. Una after one more wins, bronze tier 5. Ok, quindi anche qui ci sono le leghe. Più uno vince, più diciamo aumenta il suo rango. E il rango, come sempre, rappresenta la bravura del giocatore. Qui c'è la match history. Credo per poter rivedere appunto il duello contro Maxi. Che però lui l'ha sintetizzato in 3 minuti e 17 secondi. Magari avessi potuto farlo io. Reward list. Non lo so come funziona qui. Perché a quanto pare vedo più gemme per il bronzo 5 che per le leghe successive. Il che mi sembra strano. Di nuovo c'è 2, le starting deck, edit deck, quindi uno qui potrebbe editare il suo deck. Raijeki, famosissima carta. E questo è il deck drago, il classico deck di Seto Kaiba, credo. Ora non so se tutte queste carte che mi sta facendo vedere io le posseggo oppure no. Non ne ho idea. Lo scoprirò. Adesso niente. Credo di essere soddisfatto così per questa prima... Dici riscatta le missioni. Missioni. Claim all... Awards at once. Quindi si può riscattare tutto. Abbiamo fatto 1250 gemme. Ora uno deve un po' capire dove usarle queste gemme. Probabilmente nello shop. You can purchase card packs. Ok, qui possiamo comprare le carte, però non sono cose che vorrei fare così a bruciapelo nell'immediato.
voglio conservarmi un po' le gemme e valutare che cosa fare. Sì, me le conservo e poi vediamo cosa conviene prendere oppure no. Devo un attimino informarmi. E quindi sì, dai, come prima live esperienza ci sta. Un po' di cose le ho ripassate, anzi ero abbastanza pronto già su alcuni duelli. E ora niente, sinceramente malincuore stacco, ma perché come si può vedere dal timer sono le 3:23 di notte e domani occorre fare una giornata. Sì, per ora sarò un accumulatore. Per la prossima puntata e cercherò di settare un attimino meglio la scena, che sarà, diciamo, esclusiva per Yu-Gi-Oh! Perché ti ho rovinato? Adesso ti viene voglia di giocare a Yu-Gi-Oh! E devo mettere un bellissimo drago bianco di sfondo. A vedere se lo trovo uno bello in HD potente da mettere come sfondo. Già questo mi... Ah, sì. mi dispiace. Proverò a non farlo capitare più. Il fatto è che stasera ormai ero partito con l'idea che dovevo farmi quelle partite di League of Legends, dovevo farle per forza. E poi voi, siete voi che mi avete rovinato, perché mi avete detto: guarda Andrea, che è uscito un nuovo gioco di Yu-Gi-Oh! Voi queste cose non dovete dirle a un fan pazzo di Yu-Gi-Oh! Come me, perché poi si ritrova alle quasi 3:30 di notte a scaricarsi il nuovo gioco di Yu-Gi-Oh! Per rievocare i bei ricordi del passato. E quindi niente, dai, bando alle ciance e ci rivediamo in una prossima puntata, dove metterò un bellissimo drago bianco occhi blu di sfondo. Ok? Anzi, adesso vado, già curioso come un bambino, a cercarmi le pagine di Yu-Gi-Oh! Tutte queste cose, andrò a dormire così. Mi addormenterò sulle nuove pagine di Yu-Gi-Oh! E niente, io Watch ti saluto, ti auguro buonanotte e ci vediamo nella prossima puntata di Yu-Gi-Oh! O di qualche cos'altro. Ciao ciao, ciao a tutti, buonanotte. cerca. Io più che altro voglio cercare le community per vedere che cosa stanno facendo gli altri. Se stanno aprendo i pacchi oppure no, insomma, voglio informarmi. E niente, una buonanotte a tutti. Ah, c'è chi è? Perché credo che caricherò questa live su YouTube, per ricordo mio, come prima esperienza con il nuovo gioco di Yu-Gi-Oh! Che sempre tramite il link in descrizione si trovano tutti i miei social e i gruppi con dove potete trovare altre persone per confrontarvi e dialogare, gruppi Telegram e Discord. E niente, buonanotte a tutti, buonanotte Watch, grazie per la compagnia, e a tutti gli altri, buonanotte, ciao ciao.